Giornata nazionale della donazione del midollo osseo a Caltanissetta, un appuntamento importante che coinvolge diverse associazioni e un massiccio numero di promotori dell'iniziativa. Sì, questa in realtà è già la seconda giornata nissena, a livello nazionale è la quarta. Caltanissetta è già il secondo appuntamento, dove appunto si svolgerà il tutto in piazza Garibaldi, quindi sabato giorno 27, dalle ore 9 alle ore 20, per effettuare proprio le tipiche relative al midollo osseo. Avete uno slogan, la cura è dentro di te, cosa significa? Allora, sì, questo nuovo slogan diciamo, gira tutto intorno a un unico punto. Ovviamente per diventare donatori di midollo è necessario fare un semplice prelievo di sangue. Questo prelievo di sangue permette di diciamo, estrapolare i dati genetici di ogni singolo donatore, quindi tipizzare questo prelievo per essere inseriti nel registro donatore mondiale appunto dei donatori di midollo osseo. Quindi il tutto vuol dire proprio questo, fare un semplice prelievo di sangue per trovare poi un'eventuale compatibilità, uno su 10.000, con un potenziale malato oncologico. Quindi diciamo, questa è un'ipotetica cura per chi soffre malattie gravi oncologiche quali leucemie, mielomi, diciamo, purtroppo quant'altro oggi è abbastanza, come dire, elevato a livello tumorale. Ci sono dei dati che riguardano la provincia di Caltanissetta? Purtroppo sì, Caltanissetta è risultata la città con maggiore tasso legato alle malattie oncologiche. La Sicilia è il primato, ma Caltanissetta, in particolare Caltanissetta, vi è stato un grandissimo appunto, tasso di malattie tumorali che sono appunto aumentate nell'arco di un anno. Questo dovrebbe molto farci riflettere o quantomeno dovrebbe diciamo, portarci a trovare delle soluzioni proprio per venirci incontro. La donazione di midollo, che ripeto, trapianto equivale anche a dire trasfusione, perché qualora poi vi sia una compatibilità, il tutto avviene tramite una trasfusione di sangue tramite feresi, per cui ripeto, è un qualcosa che in realtà dovrebbe essere fatto sin dalla nascita, quindi tipizzarsi per dare possibilità a chiunque di trovare un'eventuale compatibilità e salvarsi, diciamo, quindi riuscirsi a curare da malattie tumorali mortali. Dobbiamo anche ricordare un dato importantissimo, delle tipizzazioni effettuate lo scorso anno, tutte andate a buon fine, una ragazza nissena è risultata compatibile con una appunto malata, una giovane ragazza trentenne malata di leucemia. Quindi questo per far capire quanto il nostro lavoro sia importante ed effettivamente diciamo, concreto e comunque fattibile. Quindi grazie a questa ragazza nissena risultata compatibile per quest'altra appunto ragazza, per cui per motivi di privacy non possiamo dire il nome, ci sarà possibilità di continuare a vivere. Vi aspettiamo. Alla giornata aderisce anche un'altra associazione locale. Sì, l'associazione VIP Viviamo in Positivo di Caltanissetta, come tutte le 54 sedi d'Italia, partecipa a questo progetto già da 4 anni, nato appunto a Genova, e cerca di portare un elemento di gioia nella giornata. I clown di corsia si spendono in questo progetto da tanto tempo, credono in questo progetto e appunto insieme a Ilenia abbiamo cercato di, anche a Caltanissetta, come anche a Gela, parteciperemo anche a Gela come sede locale, di rendere più allegra questa giornata.